Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 981 di One Piece. Prima di iniziare, ovviamente, le solite cose, quindi vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, di condividere il video e il canale con i vostri amici, anche perché vi ricordo la rinnovata scommessa di arrivare entro il 31 dicembre 2020 a 3.000 iscritti, quindi io vi ringrazio di tutto il supporto che mi state dando già adesso, ma cerchiamo anche di provare ad arrivare a questo traguardo. Quindi io mi impegnerò soprattutto a esami finiti. Voi cercate di, non so, appunto, far venire i vostri amici interessati, farli iscrivere, eccetera, eccetera. Ovviamente poi di lasciare un bel like premendo quel tastino lì e di seguirmi anche su TikTok e Instagram, link in descrizione dove faccio meme, sondaggi, potete scrivermi in direct, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora quest'oggi di cosa parliamo? Parliamo del capitolo 981, che è stato un capitolo molto molto atteso. Non solo perché fondamentalmente ormai abbiamo una settimana di pausa ogni capitolo, quindi insomma, in qualche modo l'hype stava crescendo sempre di più, data la settimana di pausa, ma anche perché già dagli spoiler, che tra l'altro, piccolo inciso, io non leggo, quindi ragazzi, per piacere, non spoileratemi, non scrivetemi il giorno prima parlando degli spoiler. Per esempio, ieri un ragazzo, sicuramente in buona fede, perché ha detto: "Guarda, succede questo, preparati a dirlo." Io vi ringrazio, però non mi ha scritto, insomma, mi ha commentato di un evento che accadeva in questo capitolo. Ragazzi, per piacere, io vi ringrazio, però a me piace leggere il capitolo quando esce, quindi gli spoiler non mi piacciono e ne parliamo poi il giorno che esce il capitolo. Potete scrivermi appunto su Instagram e ne parliamo quanto volete, però il giorno prima vi prego di no. Bene, comunque, già dagli spoiler sembrava essere un capitolo bello succoso e in effetti lo è. Certo, per come la gente me lo presentava, mi aspettavo un ritorno praticamente di che apprezzerei tantissimo, però comunque è stato un ottimo capitolo. Tante cose da dire e adesso ne parliamo, anche perché, modestia a parte, Oda ovviamente ha visto il mio video sui 10 possibili aiuti esterni a Wano, che ovviamente vi lascio anche in descrizione, e ha già deciso di accontentarmi facendomi indovinare ben due personaggi su 10 in un solo capitolo, oltre Izzo, che era l'aggiunta, ma ovviamente considerata insieme all'intera flotta di Barba Bianca con Marco. Quindi fondamentalmente avete visto il capitolo, l'avete letto, quindi non è questo grande spoiler inizio video. Comunque, fatto sta che abbiamo appunto l'arrivo di Marco La Fenice e Neko Mamushi con Izzo, e si spera anche il resto dei membri dell'ex ciurma, anzi, di Barba Bianca un po' più forti, quindi appunto Vista, Diamond Juice, qualche altro, diciamo, comandante principale, poi vedremo cosa succederà. Ovviamente, mo, a parte tutti gli scherzi, anche se comunque forse sto iniziando a indovinare anche qualche scontro del video dei 21 possibili scontri a Wano che vi lascio qui sotto, però capirete bene che, mentre per esempio è molto più facile indovinare un probabile arrivo di Neko Mamushi, anche perché lì non c'era, non era una teoria, era semplicemente aspettare che arrivasse, cioè era chiaro che sarebbe arrivato, ed era abbastanza intuibile un arrivo di Marco, anche se molti sotto i video mi criticavano, addirittura dandomi, vabbè, dello sfogliatore di manga, perché no, no, ma quello Marco è impossibile che arrivi, allora che senso ha dare il messaggio a Rufy? E io sarei anche stato d'accordo se Weibo non fosse stato braccato dalla Marina, ma visto che Marco adesso sa che Weibo l'è ricercato dalla Marina e quindi si sta allontanando sempre più dall'isola di Barba Bianca, poteva muoversi e quindi era auspicabile, o comunque era teorizzabile, ecco, diciamo così, un suo probabile arrivo a Wano. Però è ovvio che mentre indovinare questi personaggi e forse qualcun altro che arriverà, non lo so, io lo spero, però ovviamente deciderà Oda, così come ha deciso nelle controversie, no? Dove io dicevo no, Marco arriva e la gente diceva no, sei uno sfogliatore, però alla fine Oda ha deciso. Ovviamente è molto più difficile indovinare 21 scontri su 21 di tutto quello che potrebbe arrivare a Wano. Lì sarebbe veramente il jackpot, cioè dovrebbe arrivare la placchetta dei 100.000 iscritti semplicemente il giorno dopo. Comunque, detto questo, ovviamente è stato un capitolo molto 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 succoso, tante cose da dire, a parte la parte finale che è stata bellissima, ma ovviamente avendole teorizzata non è che mi ha sorpreso più di tanto. Però prima di iniziare vi voglio ricordare anche il fatto che, visto che questa settimana è la settimana più clou per gli esami universitari, in realtà anche la settimana scorsa e la settimana prossima, però diciamo che questa è stata quella un po' più incentrata, tipo oggi ne ho fatto un altro. Comunque, fatto sta che vi sto provando a proporre quelli che sono video vecchi del canale, che però per un motivo o per un altro, perché non eravate ancora iscritti, non li avete visti, ma che secondo me possono ancora piacervi, e quindi nella sezione community ogni giorno trovate
un video, diciamo, un po' a caso che secondo me potrebbe piacervi, quindi andate a darci un'occhiata. Allora, ragazzi, video sul capitolo. Un capitolo che tra l'altro non presenta una mini avventura, che io sono davvero addoloratissimo perché mi aspettavo già un'altra mini avventura, un'altra copertina dove non so, Lola e Chiffon andavano a fare spese oppure semplicemente il figlio di Chiffon raccoglieva i fiori insieme al nonno. Mi aspettavo davvero, Oda mi ha trafitto nell'animo il cuore, io adesso non ce l'ho più, peggio di quando lo ha preso da Smoker. E vabbè, ragazzi, ci accontentiamo della bellissima copertina a colori, tra l'altro, che è stata messa, dove, vabbè, ovviamente il personaggio principale è sempre Sanji perché dà la possibilità a tutti di divertirsi, quindi insomma, ci accontentiamo anche di questo. Comunque, il capitolo si apre con quella che è diciamo, il ritorno nella sala principale del castello appunto di Kaido, dove fondamentalmente sta succedendo un po' il putiferio. Però ci sono alcuni elementi interessanti da analizzare, perché oltre al solito casino, facciamo casino, vediamo chi combatte meglio, eccetera, eccetera, e adesso parliamo anche un attimo di quello che è stato il discorso del video commento scorso, cioè la coerenza attuale, cioè adesso che Oda sta mettendo nei rapporti di forza e che io temo e spero di no si possa tradurre a fine, diciamo, guerra o comunque nel momento clou in incoerenza. Spero di no, ma adesso ne parliamo. Alla questione appunto di Apu, Kid, eccetera, eccetera. Però mi interessa partire dall'inizio. Prima di tutto, rivediamo, e questa volta non me lo sono dimenticato, il fantastico Babanuki, ovviamente il personaggio principale di tutta Wano, colui che ha tirato le fila in modo tale da permettere a Rufy e gli altri di arrivare a Udon e probabilmente no, a Onigashima e probabilmente anche di vincere. Quindi, ovviamente, è inutile stare qui a dire Zoro la spada migliore, Kaido è un imperatore, Rufy GR 5th risveglio. Ovviamente il personaggio principale è Babanuki, e su questo penso che l'intera community mondiale possa concordare. Lo stesso Queen teme Babanuki, infatti dice: "Ah, dannato, mi hai in qualche modo tradito o mi hai imbrogliato", perché appunto Babanuki è al di sopra del governo mondiale stesso. E quindi, a parte questo, ovviamente si capisce, come era abbastanza già intuibile, che fondamentalmente la questione, il rapporto che era provenuto da Udon era ovviamente falso, perché almeno tre uomini su quattro che erano stati incarcerati, cioè Kid, Killer e Rufy, non sono più in carcere, sono lì, quindi è ovvio che non sono più in carcere. Avevo tra l'altro, questo è stato un capitolo dove il mio essere oracolo in qualche modo è indovinato, diciamo così, tiriamocela un po', perché appunto Kid è riuscito a colpire Apu ma non a metterlo KO. Io nell'ultima live l'ho ipotizzato che Apu ne sarebbe uscito sicuramente tramortito ma non sconfitto, proprio perché, avendo visto il capitolo precedente, è chiaro che il rapporto di forza tra le supernove non è così distante tra un personaggio e un altro, non c'è un gap talmente elevato da rendere personaggi come Kid e Rufy al di sopra di tutti e tutto. Però è chiaro che in questo capitolo è anche vero che ci sono quattro supernove contro una, e quell'una riesce comunque a in qualche modo impensierirli, forse anche più degli stessi Numbers, perché tra le varie novità di questo capitolo abbiamo anche un Numbers, ma adesso ne parliamo subito. Comunque, fatto sta che appunto c'è un bellissimo scambio di battute, davvero molto breve ma molto significativo, non solo perché dà ragione a quello che dico da un anno, ma in qualche modo sottolinea ancora per il momento la coerenza. Speriamo che non diventerà incoerenza in futuro, perché a un certo punto Kid giustamente dice: "Tu dovevi immaginarmelo che mi avessi tradito, sei stato il primo a entrare nell'alleanza, però eri tu la talpa di Kaido". E Apu non si giustifica, ma spiega una cosa importante, una frase che lo stesso Zoro, semplicemente un capitolo fa, aveva sottolineato, cioè la forza degli imperatori. Apu lo dice: "Alleanza pirata, ma non ti è chiaro che noi avremmo perso? Noi non possiamo vincere un imperatore. Adesso ne abbiamo due", quindi a maggior ragione l'intervento esterno di personaggi come Garp, Sengoku, eccetera, che è ipotizzato, si renderebbe quantomeno necessario. Comunque dice una cosa interessante, cioè dice una cosa vera: non si può vincere. Se già quattro supernove, che in teoria sono tra i più forti membri di tutta l'alleanza, vengono messe, tra virgolette, a bada da qualche Pleasures così a caso, una sola supernova contro e un Numbers ubriaco, tra l'altro ubriaco,
Allora dove dobbiamo andare a finire? Anche perché meno male per Rufio e gli altri che Queen non sia ancora intervenuto, che Uzuhu non vuole intervenire. Tra l'altro Uzuhu, il fatto che abbia due gatte nere a fianco già lo rende un personaggio fantastico. Ovviamente lui dice, ma sono quattro ratti. Cioè lui stesso lo sa che membri come Rufy, che è stato decantato quinto imperatore, Kid, l'atrocità dei mari, comunque fatto sta che per personaggi come i Numbers, come i Tobiroppo, come le Calamità, come i Dolci Comandanti, come i membri più forti di Shurm e di Imperatori, non sono questa grande preoccupazione. Probabilmente sbaglierà Wuzhu ad analizzare così lo scenario, perché comunque per esigenze di trama perderà, così come il restante Tobiroppo, però fatto sta che intanto la percezione è quella ed è giusta. Ed è giusta, Wuzhu non sta sottovalutando nessuno. Wuzhu è consapevole della sua forza e della forza dei suoi alleati contro quella di Luffy e gli altri. Però, tra gli aspetti più importanti da ricordare, ovviamente, oltre appunto la coerenza dei rapporti di forza, perché lo stesso Apu riesce comunque ancora a mettere sotto scacco Kid e gli altri. Adesso passiamo subito alla questione killer. È fondamentalmente questo, quindi il discorso di Apu, la frase di Zoro dello scorso capitolo dove disse non solo sono tanti ma sono anche forti, dobbiamo ritirarci. Cioè tutti questi elementi, però poi faremo un video settimana prossima dedicato a quella che è la coerenza di trama per la guerra di Wano. Farò questo video, quindi poi ne parliamo lì. Adesso mi soffermo davvero pochissimo. Comunque fatto sta che sono tutti elementi da ricordare. Sperando che in futuro Oda semplicemente non decida di buttare tutto all'aria per l'esigenza normale che Ruffy deve vincere, quindi qualsiasi modo vada bene. Killer si ovviamente dimostra essere molto utile, tra l'altro è biondo e intelligente come Sanji ed è tra l'altro il vice capitano di Kid, quindi questo già vi fa dovrebbe far capire tante cose. Comunque fatto sta che Kid non solo è ritornato normale e cosciente, e questa è una cosa interessante perché mentre stavano arrivando a Nikashima aveva ancora quella risata di quando aveva perso consapevolezza di sé, e questo andrebbe un po' spiegato, secondo me Oda dovrebbe un attimo, nella panoramica generale, fermarsi un secondo e dirci: ok, però vi ricordate Killer, questa cosa qui? Tra l'altro, mi fa ridere come Killer, talmente superiore, non solo non ce l'ha con Zoro, ma lo aiuta anche a scappare. E mi ricordo ancora la gente: no, ma quello Kamado è morto perché gli occhi non ci sono. Infatti, però è interessante il suo non solo conoscere il segreto di Apu, cioè che non sentendo i suoi attacchi se ne subiscono di meno, perché comunque Apu utilizza appunto le onde sonore per attaccare, eccetera, eccetera. E il fatto che lui stesso ne sia immune mi fa da pensare. Mi fa da pensare soprattutto perché? Perché viene detta una cosa così passata un po' in sordina, ma importantissima, cioè Killer, costretto da Orochi in passato, quando ha perso la personalità, fondamentalmente ha mangiato uno smile difettoso. Questo lo potevamo sicuramente immaginare, proprio per il fatto che lui avesse già questo fru 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 fru, questo fatto che era fuori di sé. Però, ora, mettere questo elemento nello stesso capitolo dove lui stesso risulta immune agli attacchi sonori di Apu, mi fa un attimo da pensare. Perché allora, o possiamo semplicemente risolvere la questione che avendo la maschera le orecchie sono tappate, quindi a posto, perfetto così. Però, volendo un attimo solo entrare nel campo delle teorie, poi arriviamo a fine capitolo e fine video commento. Comunque, volendo entrare così, giusto un secondo, mi sono andato a informare veramente in maniera straveloce tra gli animali in natura un po' più sordi, perché se noi vogliamo considerare che gli smile difettosi, soprattutto dei pleasures, sono fondamentalmente smile di animali, ovviamente è ipotizzabile che lo stesso killer abbia fondamentalmente ingerito un frutto che lo renda un mezzo animale. E andando a informarmi veramente velocissimamente su Google, ho visto che tra gli animali che dimostrano più propensione poi a diventare sordi abbiamo i gatti bianchi. Ora, non è che ci siano particolari elementi in Killer da dire sì, quello è diventato un gatto, per carità, però, visto che tra gli animali poi sordi abbiamo i pipistrelli e queste cose qua che bene o male sono già stati mostrati, quindi più smile dello stesso animale mi sembra strano. Considerando anche che Killer fin da subito, fin da Enies Lobby, no, fin da Sabaudi utilizza un'arma tridente come se fossero degli artigli, visto comunque che ci starebbe bene anche con fondamentalmente il frufru che sembrano un po' le fusa dei gatti,
potrebbe aver ingerito un frutto che l'abbia reso un gatto. Ovviamente non come Nekomamushi, sia perché Nekomamushi è un gatto, non è che ha mangiato un frutto del gatto, ma soprattutto perché Killer non ha mangiato un frutto del diavolo, ha mangiato uno smile, quindi la sottocategoria della sottocategoria. Questa è la mia personale teoria, poi ovviamente vedremo se indovineremo anche questa o se no. Comunque, sicuramente mettere insieme nello stesso capitolo, nella stessa frase, il fatto che lui abbia mangiato un frutto ed è allo stesso tempo il più tranquillo per quanto riguarda il non sentire attacchi sonori, io la butto un po' lì, poi vediamo che succede. Nel frattempo, Uzuhu appunto fa quello che vuole. Abbiamo appunto la dimostrazione di un volto finalmente di uno dei tanti Numbers. Hacha, che in spagnolo significa ascia, anche se lui poi utilizza in realtà più che un'ascia classica, semplicemente una mazza chiodata, quindi ok. Tra l'altro Oda sta un po' perdendo, diciamo, volontà di fantasia, perché Oda c'era la fantasia, però si sta un po' scocciando perché Toki, che si chiama Toki, ha ingerito il frutto Toki Toki, questo che si chiama ascia e ride dicendo ascia, 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 cioè insomma mi sembra anche abbastanza interessante, però il parallelismo è molto più interessante per chi ha visto Bleach, perché in Bleach c'è una saga dove i nemici prendono i nomi da termini spagnoli. Visto che ascia in spagnolo appunto significa ascia, sarebbe carino vedere come i Numbers, che comunque sono associati a un contesto di grandi carte francesi come appunto Jack, Queen, King, quindi la Francia, si rifacciano però nella sottocategoria dell'esercito dei Numbers a termini spagnoli. Una piccola chicca per chi ha letto di voi Bleach come me, come gli Arrancar, gli Espada, insomma, non c'entra quasi niente, non è una teoria, però è una chicca che ho ritrovato. E tra l'altro, nella penombra, ovviamente, i Numbers, io ricordo, ormai parliamo di agosto di un anno fa, nella penombra venivano mostrati dei mostri con delle superlingue, volti strani. Questo non sembra avere particolari caratteristiche fisiche così, anzi, è disegnato molto come personaggi della prima serie di Dragon Ball. Fateci caso, il volto, parlando di character design, è fondamentalmente quello di qualsiasi personaggio di Dr. Slump e Arale o della prima serie di Dragon Ball. Ritornate sul capitolo e fatemi sapere se non è così. Quel viso tondo, quel sorrisetto così, un po' sfacciato, che anche se è cattivo è ubriaco, quindi è buffo, è molto alla Akira Toriyama. E comunque, fatto sta che nel frattempo scopriamo che, oltre, diciamo, nel mondo di Onigashima, il piano degli altri, Kinemon, eccetera, sta cambiando. Hanno deciso di ulteriormente dividersi per non solo mandare l'esca davanti e attaccare da dietro, ma attaccare anche in mezzo, in modo tale che viene proprio detto Kaido e Big Mom si trovino tra due fronti, tra due fuochi, quindi in teoria in trappola, sempre molto in teoria. È interessante anche vedere come Wuzhou dice: se Queen vuole uccidere qualcuno, anche io voglio farlo. Ovviamente l'ipotesi più probabile è che si odino a vicenda, però il fatto che non venga detto anche io voglio uccidere lui può significare che Oda in realtà vuole mettere Uzu contro qualcun altro, che potrebbe essere a questo punto lo stesso X-Drake. Magari Uzu o ha capito che Drake è una spia, o semplicemente c'è una rivalità interna, e manca farla apposta si trova a volerlo sconfiggere quando poi si scopre che è una spia, quindi avrebbe anche la legittimazione poi a combattere contro Drake, e ovviamente andrebbe a coincidere con quello che è il mio video sui 21 scontri possibili, perché ho ipotizzato proprio questo. Tra l'altro Killer sembra molto intelligente, molto abile, quindi un papabile avversario di Queen, come sempre ipotizzato nel video che vi lascio qui. Vai con lo spam pesante proprio alle ore 19:22 e niente, quindi nel frattempo appunto il resto dell'esercito si sta dividendo, c'è questo piano di in qualche modo provare ad attaccare su più fronti e tra l'altro vediamo, parlando proprio di Dragon Ball, vediamo quello che è lungo un ponte in una distesa d'acqua tipo un laghetto, quello che è il luogo di Black Maria, il santuario di un bordello. Ovviamente era prevedibile che Black Maria, data la sua bellezza, dato il suo vestiario, dato il suo carattere molto simile a Nami, gestisse in qualche modo i piaceri di Onigashima, e questo mi fa adorare il personaggio ancora di più. E però ovviamente il rimando è alla strega del serpentone in Dragon Ball Z, quando Goku, in questo serpentone lungo milioni e milioni di chilometri, si ritroverà poi nelle fauci di questa principessa serpente, altro riferimento a Onigashima,
a Orochi, i serpenti, eccetera, eccetera, al mondo mitologico giapponese, perché quella comunque fa parte di una creatura giapponese, e che quindi poi non mi sarebbe dispiaciuto vedere un Sanji che ovviamente entrava e invece di non trovare niente trovava proprio Black Maria e iniziava poi questo scontro iniziale magari tra lui e Black Maria, anche se poi Sanji sarebbe servito sicuramente altrove. E però chi è che vuole andare insieme a Sanji? Nami e Carrot. Nami io l'ho ipotizzata proprio contro Black Maria, quindi chissà se Oda non mi darà ascolto anche in questo caso. Comunque, comunque non c'è nessuno, le donne non ci sono, i clienti non ci sono perché sono comunque stati tutti allertati e quindi fondamentalmente il piano prosegue. Mentre si stanno dividendo, a un certo punto vediamo nella penombra una Big Mom che, devo dire la verità, gli anni non sono stati molto clementi con lei, soprattutto truccata da, in qualche modo col kimono perché è bruttissima, è, cioè da giovane era qualcosa di fantastico, ma adesso si salvi chi può. E ho visto in giro molto alla buona che molti ipotizzano il fatto che lei, quando dicano stanno arrivando al porto, dice quale porto, che abbia riperso la memoria, anche perché la sua faccia che vediamo quando apre le porte è molto intontita. Secondo me, no, secondo me è semplicemente che Big Mom è un personaggio un po' così, è una sorta di macchietta, ma è talmente forte che il suo essere macchietta diventa devastazione. E poi c'è questo connubio ormai Big Mom Chopper, che qualsiasi cosa fa Big Mom ci deve essere anche Chopper e viceversa, quindi anche lì è fantastico. Però la cosa strana che mi ha incuriosito è che effettivamente ho sbagliato con i calcoli e che la ciurma di Big Mom ancora non è arrivata a Onigashima. Però, cioè, ragazzi, sono passate 2 settimane. Come si fa in 2 settimane a non riuscire ancora ad arrivare a Onigashima? Anzi, loro non solo non sono arrivati a Onigashima, ma in teoria dovrebbero ancora arrivare a Wano. Cioè, e poi da lì arrivare a Onigashima, che ci vuole? Un mese? Cioè, questo forse è un errore un po' di Oda, sicuramente per esigenza di trama, per introdurre poi appunto Marco, però insomma mi sembra anche un po' strano, voglio dire, 2 settimane sono passate, cioè che tra l'altro avendo il lasciapassare adesso per arrivare a Onigashima senza attacchi alleati dell'esercito di Kaido, che ci vuole ad arrivare a Onigashima? Non lo so. Comunque, fatto sta che appunto tutto questo succede. Tra l'altro, i Numbers io me li aspettavo, ma forse qualcuno di loro sarà veramente così, un po' come il guardiano blu e rosso, sempre degli inferi di Dragon Ball Z, con le mazze tipo come Yoni, appunto come Kaido, con le corna, eccetera, eccetera. Vedremo se qualcuno di loro sarà più così. Fatto sta che il finale del capitolo fondamentalmente è interessante perché, appunto, mentre per Prospero, la stessa Smoothie, Daifuku, eccetera, eccetera, Mondor, stanno risalendo la cascata dicendo noi, ok, ci possiamo pure ipoteticamente alleare con Kaido. Poi Big Mom ci deve far capire cos'è questa pazzia. Ma il nostro obiettivo principale è Rufy, perché ci ha veramente tolto la dignità. Mentre stanno dicendo tutto questo, quindi sicuramente è l'elemento importante, perché quando io per esempio dico, per dire, Apu si allierà con Kid, non è che dico che vanno a braccetto insieme, ma per esigenza di avere un nemico comune si alleano, così come i pirati di Big Mom con Kaido. Non è che vanno a braccetto a prendere il Tea Party a Totland, però se l'obiettivo comune è Ruffy si alleano. Cioè, quando io dico allearsi tra pirati, non è che poi devono diventare tutti i migliori amici, come succede in Dragon Ball, però l'esigenza è quella. Tra l'altro, comunque, è divertente il fatto che loro dicono: ah, questo è il punto, siamo quasi arrivati sopra la cascata, qui è dove quel cattivone di King ci ha fatto ricadere. A un certo punto vedono un essere alato, di nuovo, e dice: ma come, di nuovo King? Poi invece si scopre che invece è un certo Marco la Fenice, coloro che la community diceva: no, no, è impossibile, in effetti invece eccolo lì, tra l'altro con gli occhiali. Io non mi dispiace, Marco, ma con gli occhiali sei proprio inguardabile. E lui ovviamente fa cadere di nuovo la Charlotte Mama giù, la nave fondamentalmente giù. Dice: quando risalirete, le sorti della guerra forse saranno già cambiate. Questo quindi fa capire che effettivamente è una battuta, è una lamentela, perché se ci hanno messo 2 settimane per risalire dalla cascata, adesso dovrebbero metterci altre 2 settimane. Che nel frattempo nel nostro mondo significa essere arrivati praticamente già alla saga finale di One Piece, vedete, loro stanno ancora risalendo la cascata. Comunque, niente, fatto sta che il capitolo finisce. Ovviamente è ritornato Nekomamushi, è tornato Izzo. Spero che vedremo anche appunto Diamond Jutsu e Vista. E Marco, ovviamente, è lì pronto a dar battaglia. Ed è bellissima la frase di Nekomamushi che dice: ah, ma allora la nave sta cadendo, chi è stato? E Izzo dice: vedi in alto. E Marco, non lo vedevo così eccitato, così pronto alla guerra.
da Marineford. E ricordiamo che Marco a Marineford ha sbattuto per l'aria un ammiraglio, ha combattuto contro Akainu, ha dato un calcio nel fianco a Okiji, insomma le cose le ha fatte, quindi è un ottimo primo alleato insieme a Nekomamushi. Gli altri 8 saranno quelli che ho ipotizzato. Ce lo dirà il tempo, ce lo dirà il tempo, però non lo so. Fatto sta che, a parte tutto, ovviamente scherzo quando diciamo me la tiro un po'. Fatto sta che, ottimo capitolo, davvero fantastico. Infatti, ho sforato anche i 25 minuti perché ve l'ho detto, le cose da dire ci sono. Vi ricordo, ovviamente, quindi gli altri appuntamenti. Settimana prossima, poi facciamo anche il video per quanto riguarda quelle che sono le incoerenze di trama o la coerenza di trama per Wano. Vi ricordo tutti i video vecchi che vi sto riproponendo. Se qualcuno vi piace, vedetelo e fatemi sapere. Lasciate un bel like, iscrivetevi, condividete. Vi ricordo quindi anche il traguardo dei 3.000 iscritti entro dicembre, quindi fate scrivere i vostri amici. E noi ci vediamo anche l'inizio settimana, probabilmente con una live. Ok, ragazzi, quindi rimanete aggiornati anche su Instagram e TikTok. E noi ci vediamo a un prossimo video. Studiate, fate bravi, siete umani e via One Piece. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto, come sempre. Ok? Ciao a tutti!